trovato Sant'Ambrogio. Via, un abbraccio e noi diamo la sigla. Andiamo, vediamo se ce la facciamo. Di questo festeggiamento è andato. Manca poco. Cioè hai mangiato il panettone. Hai mangiato il primo panettone. Non ti chiedo che cosa hai fatto a Ferragosto. Non te lo dico. A Sant'Ambrogio, perché io ho lavorato. Già, che sfigata, cioè, fa tanto la figa di essere di Milano. Oh, io sono F205, raga, ma lavoro fuori comune. Brava. Sì. Invece devo ammettere che io da quando vivo e lavoro a Milano è bellissimo, perché fai un ponte allucinante. Cioè, però io faccio festa quando non la fa nessuno. Quando voi andate a lavorare, a settembre, a metà settembre. Vabbè, ma non hai la immacolata vicina. Va bene, bando alle ciance, andiamo avanti. Intanto io ho sempre il mio bel cappellino. Molto bello, okay. Stile natalizio. Sì, esatto. Io mi stavo preparando la nostra prima rubrichetta. Che è la posta del cuore. Dove hai visto cuore? Tanti cuoricini. E io l'ho vista in anteprima, questa posta del cuore. E chi ci ha scritto? Ci ha scritto Chiara. Ciao Chiara! 27 anni. Ok. E lei ci racconta che cosa ha fatto in questi giorni di ponte. Cosa ha fatto? Vai. No, prima ci dice, ci fa una premessa. Ci saluta intanto. Buonasera, RBM. Buonasera. Aspetta, sì, che mi compongo. Persona importante. Ok. Ci dice, sono Chiara, ho 27 anni e finalmente mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato. Brava, siamo molto felici. È un traguardo raggiunto. Sono molto felice e soddisfatta, dati tanti sacrifici che ho fatto. Ok. Quindi ho deciso di comprare una casa. Un piccolo bilocale per una ragazza single, direi che va bene. Allora, mandate in affitto, ma che ve frega? Regalate un po' di soldi. Ma smettiamolo con sta storia, non 30 anni di debiti. Sono soldi buttati. 30 anni di debiti. Lei vorrà farsi, vorrà prendersi la sua casetta. Vabbè, andiamo avanti. E quindi ci dice, sabato scorso, la scorsa settimana, sono andata a vederne una. L'agente immobiliare ha sbagliato a darmi l'orario dell'appuntamento. E quando sono arrivata c'era un altro cliente. Urca! Giovane e molto carino. Dopo che l'immobiliare si è scusato per l'errore, ci ha proposto di vedere insieme l'appartamento. Hai detto di sì, ovviamente. Io avrei detto di no, ma non esiste. È stato anche divertente alla fine. Ma adesso da una settimana sono incuriosita da questo ragazzo. Era single, la cercava per lui o la cercava per la famiglia? Per la famiglia. Quindi ho bisogno di un consiglio. Secondo voi è da pazza chiedere all'agente immobiliare di dare il mio numero al ragazzo? Vorrei incontrarlo. Allora, potrei stupirti. Ribi, dici la tua, perché io sono un po' in... Ma cosa stai aspettando? Ma fallo subito! Allora, la cosa che devi fare, secondo me, è chiamare immediatamente l'immobiliare e dirgli: ciao, la casa non mi piace, però sono interessata al ragazzo che l'ha vista con me. Non ti dico dammi il suo numero. Esatto, perché lui un po' sbagliato, da... sarebbe poi anche sbagliato, per la privacy lui non è che potrebbe. Ma ti do io il mio. Qualora lui ti dicesse: guarda, ma quella ragazza lì che ha visto la casa con me, posto della casa hai trovato qualcos'altro. Io devo ammettere che anche questa volta sono d'accordo con Eribi. Sì, che giusto fai! Sono d'accordo con te, perché secondo me non è da pazzi e ci sta, bisogna buttarsi ogni tanto a fare queste cose, anche perché io sono single come te, quindi sai cosa dice non mia madre? Ci sono tanti modi per conoscere le persone. Mia madre dice sempre questo, che ha lingua a marito. Che non ci vedi cose sbagliate dietro, non ci guardare quella roba lì, che so che lo stai pensando, ma semplicemente chiedere cortesia, cioè rispondi, esatto. Può andarti bene come può andarti male, però ci hai provato, quindi tu buttati, buona fortuna, facci sapere anche, esatto, quindi, se hai trovato ciao. questo quindi, cliente quindi next.
Ma dai, che cosa divertente! Ti è mai successo una cosa del genere? No, no. Infatti, però mi piacerebbe, adesso vado a cercare casa anch'io. Che oltre che su LinkedIn si rimacchia su Immobiliare! Esatto, su immobiliare.it dovrebbero esserci le cose. Tu hai visto questa casa? Le recensioni delle case. Ci sarebbe, una bella idea. Esisteva una cosa così. Ma andiamo avanti! Andiamo avanti con la nuova rubrichetta, sempre la stessa, in realtà. Sblocca un ricordo. Sblocca questo ricordo. Allora, chiedo al regista se può abbassare un attimo la musica, perché devo fare un semplice suono. Aiuto, io ho già paura. Se io ti dico, ti viene in mente qualcosa? Tararara. Esatto. Wow. Allora, siete tutti infognatissimi di mercoledì, ma mercoledì nasce nella famiglia Adams. Certo, mercoledì Adams. Allora, wow. Ho detto, vabbè, siccome tutti lo stanno guardando, raccontiamo che cos'era la famiglia Adams. Che cos'è tutto? Allora, innanzitutto io sono fan della famiglia Adams da quando ero ragazzina. Okay. Per il semplice fatto che Mediaset ce l'ha fatto vedere a profusione, ma ci ha fatto vedere quello degli anni 60. Cioè, vedi che adesso stiamo guardando il prima e il dopo. Ecco il prima. Noi guardavamo quello a sinistra. Quello bianco e nero. Bello. Ah, innanzitutto ti dico questa cosa. La famiglia Adams viene pubblicata su un giornale dal 1938. Su un giornale, cioè le era storie tipo una... che hanno ispirato la realizzazione negli anni 60 delle diverse opere che sono state serie televisive, cartoni animati, lungometraggi, una marea di merchandising. Merchandising. Di base la famiglia Adam è composta da una serie di elementi. La prima tra tutti che dà il via a tutto è Morticia. Grande Morticia. Morticia, Caroline Jones nella prima, diciamo, nella prima versione. E ultima è Catherine Zeta-Jones nel telefilm. È la prima sua apparizione sia nel 1964. Da scalpore perché? Perché è il contrario della donna americana, cioè tutta casa, tutta colorata, tutta bionda, tutta mignè, eccetera, eccetera. Lei invece è sensuale, disinvolta. Fantastica, eccetera, eccetera. Io la amo. Insieme a lei c'è Gomez che poverino non gli hanno reso giustizia nell'ultimo serie. In realtà, anche a me non è piaciuto. John Astin, che è il protagonista della vecchia serie. Era proprio un bell'uomo, molto interessante. E poi quando prendeva il braccio di Morticia e poi iniziava tutto a baciarla, mamma mia, fantastico. Padre, marito, figlio o forse genere di nonna. Perché nonna non si sa di chi sia la mamma. Non si è mai capito? Non si sa, no. Ah, poi vabbè, prima figlia primogenica, genita mercoledì, ok? Sì. La primissima è Lisa Karin, che è stata poi anche Cristina Ricci nel film. E adesso Jenna Ortega, esatto, che è diventata un'icona assolutamente. Inizialmente nella serie innocua e giocosa, invece poi piano piano diventa più tetra, diventa come tutti noi, macabra, adolescente, femminista, eccetera eccetera. Il fratello Pugsy, poverino, Ken Waterworks e Isaac Ordonez, di circa 9 anni, che costruisce le ghigliottine. Grande. Che minaccia di avvelenare sempre la sorella. Sì, poi, loro sempre litigavano tra di loro. Mi ricordo uno voleva uccidere l'altro. Esatto, continuamente. Sempre. Personaggio dei personaggi, zio Fester. Zio Fester, anche protagonista della famiglia Adams 2, il film. È giusto. Dove si sposa e lei vuole ucciderlo. Perché poi erano ricchissimi loro. Non si sa per quale ragione. Zio Fester chiaramente ha dei poteri, tra cui accendere le lampadine con la bocca grande, sì. Perché ha l'elettricità, sì, lui, sì. Tipo che comunque era cadaverico, un pallone praticamente, con un ottimo carattere, sì, sempre dalla parte dei nipoti. Sì, è vero, carino. Poi Lurch, il magico maggiordomo lobotomizzato, che non lui parla in mai. Realtà ricorda tantissimo Frankenstein. È vero, okay. Perché anche le cicatrici, esatto, tutto. Che cerca sempre di proteggere anche lui i bambini. Infatti la coppia sono Lurch e zio Fester, che nell'ultima serie non è che l'hanno cagato. No, molto, secondo me lo svilupperanno poi. Poi c'è Mano. Bella Mano! Molto bello, tra l'altro anche nella serie, chiaramente nel 60 non c'erano effetti speciali, certo, come adesso. Però comunque diciamo che era una mano vera, esattamente come nella come serie adesso. Attualmente. Infatti se andate a vedere i backstage vedete l'omino con di la blu tutina, vestito, esatto, che si vede solo la mano. Molto non, bello. Non deve essere facile anche no. questo. Nonna.
nonna. Che è, appunto, Blossom Rock, è stata la famosa, che è per lo più una strega. Esatto, okay? Eccola qua. Che ingoia spade e predice il futuro. E l'ultimo, ma non sicuramente uno delle più icone di tutti, è Cugino Il Cugino It. Esatto, che è un cono di capelli che fa soltanto suono e cuti. Il tuo preferito. No, il mio preferito rimane sempre comunque Mercoledì. Sì. Cioè, per me Mercoledì è icona. Mercoledì. Cioè, Cristina Ricci nel cartone animato del nel film del 93, più o meno 91-93, è stata proprio un'icona. Beh, ma quante volte io mi sono travestita da Mercoledì Adams ad Halloween, carnevale, bellissimo. Bellissimo, per me è un pezzo di storia. E infatti dovrei, adesso che ci penso, riguardare però anche questa... film. Esatto, è la prima serie dei 60. Non so se si trova da qualche parte. Ma magari da qualche parte, adesso che è ritornato un po', si trova. Comunque. Bella. Eccola. Bellissimo. Ti è piaciuto questo sbocco? Ricordo. Sì, anche perché, appunto, avendo rivisto adesso la serie, c'è quella scena iconica dove lei balla. Una roba pazzesca. Una figa, lei è allucinante. Ma andiamo avanti. Bello questo sbocco, ricordo. Ti è piaciuto? Sì, come sempre. Guarda, ne ho trovati degli altri, delle perle rarissime. Sì, sei a posto che per nelle prossime, prossime settimane tirerò fuori. Non vediamo l'ora. Ma andiamo avanti con gli sgami di M&M. Allora, Ribi, sarò molto veloce. Vai. L'altro giorno volevo comprare un bar. Così. Così. Ho detto, no, qua si parla di vendita di case, bar, esatto. Così. E allora sono andata in un bar dove vado sempre e gli faccio: sa, ma mi vendi il tuo bar? Ah. Quanto vuoi? E lui mi fa: mi devi almeno mezza gamba. E io gli ho detto: okay. E quindi, cioè, cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, mi devo tagliare una gamba e dartela? E ovviamente mi ha preso in giro. Ovviamente. Però, che cos'è la gamba? Mi ha spiegato: a Milano, se tu dici costa mezza gamba, sono 50 euro, inteso 50 euro. Una gamba 100 euro e un palo 1000 euro. Anche se, attenzione, adesso l'hanno portata a 1000 euro, ma perché era in lire. Certo, 50.000 lire, esatto, e 100.000 lire. 100.000 lire, ok. E poi, un milione. Esatto, un palo voleva dire una cosa che appunto ti costava. Quindi, se vi capita in giro che qualcuno vi fa la battuta e vi dice: sì, dammi mezza gamba e siamo a posto, non vi dovete tagliare una gamba, non dovete prendere una sega alla famiglia Adams e tagliarti la gamba, ma dovete farvi una risata e contrattare. Boh, dire, no, stupido. Anzi, esatto. Te siete un pirla. Ecco, grazie. Andiamo, bene, avanti. Andiamo avanti. Prossimo. Aspetta che arriva la sigla. Arriva. Eccola. Gli eventi della settimana cui non andrei. Allora, innanzitutto oggi è il 9 di dicembre, ma quindi, purtroppo vi devo dire che c'è ancora sia la fiera artigianale, ecco, fino a domenica, che mi hanno dato uno scambio di M&M molto interessante, cioè di andare alla fiera dell'artigianato, dove io chiaramente non andrò, qualche ora prima della chiusura, esatto, perché pare che i paesi del mondo e regalino quasi tutto, ti danno tutto a prezzo ottimo, quindi se volete stracciato andare, andate proprio alla fine, così trovate anche meno gente. Ma senti, ma tu sei andata a Obey? No. Ok, sai che esistono un'altra cosa? Sono andata l'anno scorso. Gli Alter Obey. Cosa sono? Allora, sono praticamente sul cavalcavia Bussa, che è il cavalcavia sopra la stazione di Garibaldi. Ah, sì, ok, sì, dove c'è un parcheggio. Sì, in realtà da Sant'Ambrogio, ma dura fino a domani, ci sono l'Alter Bay, che praticamente sono la parte di Homemade. Ah, okay, quindi sempre mercatini. Esatto, con tante stravaganti bancarelle Homemade, carino, con artisti di strada e giocolieri che carino io non sopporto, io da non mai, carino, però bello. Ci sono anche gli street food. Così, dai, se vuoi mangiarti qualcosa mentre
intervedi l'artista, ti compri due robe. E in realtà sta settimana era un po' così, era poco, ce n'ho soltanto un altro. Tutti questi eventi natalizi. Sì, mi hanno un po' rotto le scatole, scusate, ce ne sono almeno per due settimane. Non fanno altro. L'ultimo evento a cui io non andrei è, ti piace metterti le sneakers? Sì. Andresti alla fiera delle sneakers? Sì, bello. Costa 14 euro? No. Ok, perfetto. No. Allora, esiste, cioè questo fine settimana faranno la fiera dedicata alle sneakers in via Tortona al Super Studio View. Fossi stato gratis? Sì. 14 euro domenica. Dalle 11 alle 19 potrai comprare anche di scarpe di brand emergenti. Quello che magari ci sono degli ottimi prezzi. Ma soprattutto ci sarà il corner di Footlooker. Che con l'Oculus ti farà viaggiare nel metaverso. Bello. Ne sentivi l'esigenza? Tutte queste cose, sì. Io no, sì, per sì. niente. Ma poi Footlooker era un po' che non si faceva sentire. Ma dai, Footlooker tutti vedere. Scappiamo perché ti vogliono vendere le sorette. Ma adesso non lo fanno più, cioè non ti considerano più, quindi cioè hanno perso il loro stile, dai. Ho finito. Ma pensa. Ho finito. Però dai, sei stata più o meno breve brava, e concisa. Breve sì, e concisa. Sì, neanche troppo cattiva. Più o meno brava. Più o meno brava. Senti, la scorsa Bene. Settimana abbiamo finito con qualcosa. Quale domandella? La domandella era se io preferivo la piscina o la palestra. E tu cosa preferisci? Ovviamente la piscina. Perché puoi sguazzare in acqua? No, perché posso fare meno fatica. Beh, è vero. Cioè, si fa fatica nell'acqua, ma quantomeno si vede. La forza di gravità ti aiuta. Io comunque sono d'accordo, preferisco la piscina. Ok. Assolutamente. Anche d'inverno, ricordatevelo. Va bene, noi non abbiamo nessun evento. Nessun no? evento, ci vediamo la prossima settimana. Che saremo... Se non ti sposi, io mi sono già sposata. Ah già, tu sei già forza. Quindi vi lasciamo con una domandella. Che è? La domandella di questa settimana è: ma tu preferisci lo zenzero o la cannella? Nessuno vedeva.